YouTube, ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete, siamo tornati qui su Yu-Gi-Oh! Duel Links. Allora, l'altra volta, se vi ricordate bene, nell'ultimo video c'erano le missioni di sblocco del mondo di Yu-Gi-Oh! Sesalla. Diciamo, sono fatto l'accesso in questo nuovo parte del gioco e comunque sono arrivato alla fase 5 e livello 18 per il personaggio, e direi tranquillamente innanzitutto di cominciare, e perché a prendere alcune carte, perché in questi giorni ne ho ottenute a parte le gemme, quindi che ci permettono di aprire in totale 10 pacchetti insieme della multi evocazione, però ottengo allo stesso tempo dei coupon per alcune carte. Se il gioco deciderà per noi, a nostro favore, di caricare, direi tranquillamente di incominciare a prendere dei nostri coupon. Purtroppo non sono riuscito a capire quale fosse il problema, ma sembrerebbe solamente con Yu-Gi-Oh! Duel Links lo fa. Può darsi che nel prossimo aggiornamento dell'app o comunque di BlueStacks in qualche modo si risolverà. Ora direi innanzitutto di prendere il primo, che è una super rara, il che non sarebbe male. Ora direi di prendere questa, perché se non ricordo male ho anche la carta sincro che si evoca proprio da quella. Poi prendiamo quest'altra tipologia, che ci permette di prendere o una super rara o comunque una ultra rara. Direi, se riusciamo, nel senso, se riusciamo, se ce ne sono di utili molto buone, direi di prendere quelle ultra rare, perché in questo modo energia arcana e X, sì, direi di prendere assolutamente questa. Non è vero, perché ne ho già due, quindi non era una speranza di prenderne una utile, perché già ne avevo parecchie di quella deck, quindi però non sembrerebbe. Ok, una carta Toon, ovvero Mago Nero Toon, che potrebbe essere quella che andrò a prendere. Ora vediamo nel tra le carte magie. Ok, panico del giullare sembra comunque buona come carta da prendere. Direi di optare proprio per quella, sempre difficoltà di connessione. In verità ce l'abbiamo fatta. Ora direi di prendere un'altra carta SR super rara, e in questo caso le abbiamo che prismatiche. Tu che sei? Ok, intuizione, occhi rossi, quindi dice ok. Questa per il deck dei drago occhi rossi, drago nero occhi rossi, è molto molto utile, perché prendendola, nel senso, permette di ottenere più draghi neri occhi rossi
tra il deck, tra la mano e il cimitero. Poi, se non ricordo male, ce ne stanno altre che permettono di distruggere, nel senso di evocare il cimitero drago nei rocchi rossi. Ora abbiamo altre carte UR. Ok, questa tipologia di carte non sembra che ne abbia molte. Ok, quindi sembrerebbe abbiamo molta disponibilità. Tu sei ok, questa è per bandire una carta magia o trappola. Tu ok, quello fa pescare la carta d'avversario, però annullando l'effetto della carta magia o trappola che è attivato. Cyber Drago Gemello potrebbe essere questa la carta che ci potrebbe interessare. Abbiamo Drago Stellare Maestoso, anche se non sbaglio. Drago Spirito Occhi Blu. Ok, diciamo che le sto guardando queste carte per il motivo, semplice motivo, magari ne trovo qualcuna diciamo utile, o meglio, o comunque un po' più difficile da trovare rispetto alle altre, perché questa è molto molto forte, però non ho la carta per evocarlo. Infatti lo tolgo perché ho trovato Guerriero Rottame, che è vero è meno, non è delle migliori carte, però tutte le, almeno non è delle migliori tra quelle che, tra le ultra rare, però allo stesso tempo è meglio di Cyber Drago Gemello, perché ho le carte per evocare quel Guerriero Rottame. Ok, sembrerebbe che quella sia proprio la carta che andrò a prendere. In questo modo ho ottenuto 4 carte, di cui 2 super rare e 2 ultra rare, che comunque sempre sono carte sempre molto difficili da ottenere. E ora, non appena il gioco decide di caricare, direi di andare ad aprire 500, di usare 500 gemme per aprire i pacchetti. Ok, questa è un'altra mini scatola, la numero 30. Ok, trentesima scatola. Normale per evocare le carte Xyz. Invece la mini scatola. Ah, ok, quello fa l'offerta dura fino a un tot di tempo. Sono, devo ammettere, sono veramente veramente tante le carte che mancano, nel senso i pacchetti, quindi ho aperto giusto 3 scatole, quindi ce ne vuole veramente veramente tanto di tempo per aprirle. Sono rimaste giusto 3 ultra rare da dover trovare e 9 super rare. Ora vediamo se in questo turno proviamo qualcosa. Arma fusione. Ok. Ah,
Arma rituale, ok. Assassino ombra non... forse qua troviamo una recente, no. Vediamo se qui troviamo altro, no, sempre due normali e una rara. Ok, qui dovremmo trovare qualcosa di veramente buona. Normale, super rara. E carta nuova. Quindi una super rara l'abbiamo trovata, carta rituale. Ok, normale, rara, quindi un'altra rara immagino. Normale, normale e rara. Ok, direi che le abbiamo aperto tutti e 10 i pacchetti. E abbiamo trovato una super rara. Vediamo se qui al commerciante abbiamo qualche tipologia di carta particolare da poter aprire, se ovviamente carica. Vediamo, vediamo. Non ogni tanto il gioco appunto decide di andare molto a rilento. Quindi in questo caso abbiamo ottenuto in totale 3 super rare per ora e 2 ultra rare. Quindi speriamo che dall'interno del commerciante riesco a ottenere qualcosa. No, queste sono giusto 3 normali. Qui ci dovrebbe essere l'altro commerciante, se non sbaglio. Ok, qui ci sono quelle che si prendono con le sfere EX, nella speranza appunto di trovarne qualcuna. Questo commerciante scambia solamente le carte dei vari eventi, quindi in teoria dovrebbe avere qualche tipologia di carta particolare. No, non possiamo avere niente, perché tu che dai? Ah, gemme, abilità e monete e cose di altre, quindi questo non dà, diciamo, quella sezione non dà altro. Tu in teoria dovresti dare qualcosa, questi li dovrei, qualcuno sì, infatti ne ho 47. Ok. Ok, quindi di questa ne possiamo ottenere un mega squalo bianco, che è comunque una rara e non è male. E ora possiamo ottenere qualcuna. Ok, ne possiamo scambiare solamente un'altra. E prendo una di quelle che mi mancano. Ovviamente non vado a prendere carte, per il momento non vado a scambiare quei gioielli con carte che con le monete, che al momento non è utile usarle. Qui qualcosa dovrei avere, in teoria. Sì, ne ho solo 17. Ok. E rinascita del non riesco a leggere, del Dokuro Rider, che non ho. Quindi
tranquillamente una, la vado a prendere e direi tranquillamente che nel mentre, intanto questo personaggio, comunque vi faccio vedere, la maggior parte delle gemme le ho ottenute grazie a lui, perché ne dà prima 5, 10 e siamo a 15, altre 15, 30, 50, 85 più la carta ultra rara, 85 e 50, 135 e 195 gemme grazie solamente a questi, a questo ai livelli di questo personaggio. Ora intanto continuo a fare fare duelli, così riesco a livellarlo un altro poco. E noi ci vediamo in un altro video. Spero che questo che avete appena visto vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.